2004, quasi sei anni dopo gli eventi scorsi, in una serata del Glastonbury Festival, la prole di Chucky e Tiffany vive una vita da fenomeno da baraccone, sfruttato dal crudele Sykes, che lo prese da neonato conducendolo a Glastonbury, in Inghilterra, dove si guadagna da vivere spacciandosi per un ventriloquo esperto. Dietro le quinte, il bambolotto, a cui Sykes ha dato con malignità il nomignolo di faccia di merda, è tenuto rinchiuso in una gabbia e ha ricorrenti incubi nei quali uccide la gente. Quando apprende dalla televisione che è il figlio di Tiffany e Chucky, il bambolotto riesce a liberarsi e a intrufolarsi in un aereo per raggiungere Hollywood a Los Angeles, in modo da ricongiungersi ai genitori, i quali sono stati tramutati in animatronici per il film Chucky sull'orlo della follia. Introdottosi nella sala delle attrezzature di scena, Glenn riporta in vita i genitori con il cuore di damballa. Chucky è incredulo nell'apprendere di avere un figlio, mentre Tiffany ci si affeziona subito. Poco dopo, Chucky e Tiffany uccidono un tecnico degli effetti speciali decapitandolo con un filo metallico, il tutto davanti agli occhi del figlio, che rimane turbato dalla loro efferatezza e fa loro notare che la violenza non è la risposta giusta. Le sue parole fanno riflettere Tiffany, la quale, guidata dal suo istinto materno, promette al figlio di smettere di uccidere, forzando anche Chucky a prometterlo, che però incrocia le dita. Per via della mancanza di genitali maschili, Tiffany considera il figlio una femmina e si rivolge a lei come Glenda, mentre Chucky lo considera un maschio e lo chiama Glenn. Per possedere dei nuovi corpi umani, Tiffany pianifica di trasferire la sua anima nel corpo di Jennifer Tilly, la star del film, mentre Chucky prenderà il corpo del rapper Redman. I bambolotti riescono a raggiungere l'abitazione di Jennifer, stordita insieme a Redman da Tiffany. Però Glenn non ha un corpo in cui possa trasferire la sua anima. Allora Tiffany e Chucky decidono di fare avere a Jennifer un bambino e fargli possedere quello. Chucky si masturba e Tiffany inietta il suo sperma in Jennifer, drogata e incosciente, usando una pompetta per carni. Desideroso di mietere vittime, Chucky porta il figlio a fare un giro in un furgone, uccidendo Britney Spears in macchina facendola precipitare in un burrone. In seguito attacca un paparazzo, Pete Peters, che Glenn uccide accidentalmente rovesciandogli sul volto dell'acido muriatico. Fiero di Glenn, Chucky decide di scattare una foto ricordo con il cadavere di Peters e il figlio tormentato dai sensi di colpa. Jennifer è sconvolta e spaventata nello scoprire di essere incinta, e per via della magia voodoo sviluppa in brevissimo tempo il grembo materno. Tiffany è convinta che la sua voglia omicida sia come una dipendenza e intraprende un corso telefonico per curarsi allo scopo di diventare una madre esemplare, fallendo e ritrovandosi a uccidere Redman squartandogli le budella perché sdegnata dal suo comportamento sessista nei confronti di Jennifer. Viene però scoperta da Glenn e presa in giro da Chucky per non essere riuscita a mantenere la sua stessa promessa. Per rimpiazzare Redman, Tiffany fa in modo che Chucky possieda il corpo di Stan, l'autista innamorato di Jennifer. Il rito viene interrotto dall'assistente di Jennifer, Joan, a cui però qualcuno dà fuoco. La giovane, in preda alle fiamme, muore precipitando dalla ringhiera delle scale sotto gli occhi divertiti di Chucky. Lui crede che sia stata Tiffany ad uccidere Joan e, vedendola piangere, la consola dicendo che anche lui non ha mantenuto la promessa, mostrandogli tre paparazzi uccisi da lui. Poco dopo scopre che in realtà è stato Glenn a commettere l'assassinio. Egli ha infatti sviluppato una personalità omicida, Glenda, e comincia a delirare. Tiffany, saputa la storia, gli tira uno schiaffo perché torni in sé ed egli riemerge, pieno di vergogna per ciò che ha fatto. Quando Jennifer partorisce, dando alla luce due gemelli con sessi opposti, Chucky, esasperato dai troppi avvenimenti burrascosi accaduti in quei giorni davanti a lui, ha un ripensamento e sceglie di rinunciare a diventare umano, accettando di essere un bambolotto assassino vivente,
cosa che ritiene più vantaggiosa. Tiffany, sdegnata, lascia Chucky in tronco prendendo le distanze dalle sue azioni e decide di portar via con sé il figlio dopo che avranno trasferito le loro anime nei nuovi corpi. Profondamente ferito e fuori di sé dalla rabbia, Chucky tenta di uccidere Jennifer con un coltello per impedire a Tiffany di abbandonarlo. Ma Stan si sacrifica ponendosi a scudo dell'amata con il proprio corpo e con un filo di voce si dichiara prima di morire. La polizia irrompe nella casa per via dell'allarme silenzioso fatto scattare da Joan e i bambolotti fuggono via. Jennifer viene dichiarata mentalmente instabile e condotta in ospedale, dove Tiffany la raggiunge e le inietta della droga per scambiare la sua anima nel corpo della donna utilizzando il cuore di Damballa. Tuttavia viene interrotta da Chucky, che irrompe nella sala con un'ascia e la colpisce mortalmente alla fronte. Glenn, dopo aver assistito impotente alla scena, combatte il padre a colpi di arti marziali e Tiffany, che si è inaspettatamente risvegliata nel corpo di Jennifer, gli passa l'ascia con la quale Glenn fa furiosamente a pezzi Chucky e infine lo decapita. Subito dopo, però, prorompe in un pianto senza fine, rendendosi conto di quello che ha fatto. 5 anni dopo, nel 2009, si scopre che l'anima di Glenn si era sdoppiata trasferendosi nei figli di Jennifer, che vivono con la madre. Tiffany, nel corpo di Jennifer, uccide Fulvia, la tata dei figli, usando la bambola Tiffany come arma perché si era lamentata del comportamento aggressivo di Glenda. Durante il loro compleanno, Glenn riceve un pacco regalo contenente un braccio destro mozzato di Chucky, che improvvisamente si anima e lo afferra al collo. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.